Ciao Figgeu, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, secondo giorno, andiamo a prendere Luca tra un po'. Intanto andiamo a fare colazione perché è già tardi, ci abbiamo già fame. A dopo. Ma che te ne fo, raga, c'è da fu. Ma che te ne fo, raga, c'è da fu. Ma che sei quattro ragazzoni. Ma che te ne fo. Sono arrivato, mamma. Guardate adesso, sono Aurora. Proprio sceso Aurora. Chi è che fai? Come la vuoi? Ecco la cipolla. Mai sospettato. Marco! Cipolla. Un pezzo con la cipolla e un pezzo senza, gentilmente. Porco via. No, ci dedichiamo più tempo, più che altro. Siamo tutti riposati. Dai. Ma ragazzi, voi mi dovete dire io che porto, cioè, figurati. Oggi centro storico. Centro storico, un po' di lungomare. Sì, vabbè, lungomare ci abito. Lungomare. Il ponte andiamo oggi o domani? Ponte, allora ci andiamo oggi perché sulla strada diciamo per andare a Tripoli si chiamano, centro storico. Bene, bene. Ok, io vado. Buon appetito, buon mangiamo. Portofino quanto sei lontano, non sei vicino, ma va bene. 30 km. Allora meglio oggi questo. Cento mani di tempo. È per quello che lo dicevo, per quello. Beh, facciamo così. Allora domani a Portofino. Abbiamo sempre il gallo in bocca, non so come mai. il pollo sempre in bocca, parliamo sempre male di te, sappilo. Una posizione a X, non è stata la stessa cosa. Ah, e qua dobbiamo fare l'esposizione a X, però siamo solo in tre, quindi... Manca a è mezza X. Non vale. Comunque siamo andati a prendere il caffè con i ragazzi. Un momento gelato. Dai, c'hanno ragione, con il papero non mangia mai. Papero gelato non ne mangia mai, è a dieta di gelato lui, proprio non gli piace. Io faccio la dieta. Mi fa la dieta. Mangia solo quello, anche io dietissimo. Ora andiamo a fare il riposino e poi stasera altro giro nel centro storico di Genova con i ragazzi. Ma c'è il papero che sempre fa le prove, il papero è troppo più attento di tutti. È manager, non c'è niente da fare, è manager. Secondo round. Andiamo a mangiare, andiamo giù nei vicoli e vediamo che giretto possiamo fare stasera. Andiamo a vedere un po' che si dice da Genova antica. Bravo. Per i vicoli di Genova, vai. Guardate i ragazzi che belli che sono. Che frisco, come dice. Lui con questo giocattolo. Sì, già. Della Backpack. Non si dico, no, vieni cioè... qua Marco vieni qua. Ti faccio entrare di là e uscire così. No, bella porta, che bello. Come mi piacciono queste giornate a me. Bravo. Chiamo. Che il barrio quello rosso. Felice come si dice. Ma lì è bello per fare le porte. Oh. Ah no, mi fa piacere vedere con te. Lì è reportaggio, proprio. Ragazzi, non c'è niente da fare, il papero è sempre sul pezzo, guardatelo. Guardatelo un po'. C'è niente da fare, è sempre sul pezzo. Sono 85 No. Come no? Mi sta fotografando il culo, io lo so. Te l'ho detto io, vedi. Ma questo è stritto. Questo è stritto. Vedi? Questo è stritto. È anche bello, tra l'altro. Ah. Abbiamo mandato il papero in una scoperta. Sì, il papero è il nostro manager alimentare. A casa sua che deve mangiare alle 10, alle 11. Sì, mezzanotte con il ristorante. Qui è un po' più con piedi di piombo la situazione. Ma che ne sono? Ma saranno le 9? Qua tra mezz'ora non mangiamo più. Ma che te ne fai? 9:20. No, ce ne fotte. Eccolo qua il papero. Guardatelo qua il papero che è andato in una mano scoperta. Sono andato a chiedere il tavolo, 5 minuti e ce lo preparano. Vedi? Vedete? Abbiamo mandato il manager anche qua. 5 minuti. Gallo, ci mandi i numeri della carta di credito? Gallo, i numeri della tua carta. Gallo Pay. Gallo Pay, vogliamo. Anche perché io abito qua a Genova, ci fossi andato io un'ora. Di curo. Mi ha mandato il manager, 5 minuti mangiare. All'ospite, all'ospite. È il papero. È il papero che tocca. È andato con la papero Pay. Ragazzi, guardate, abbiamo anche il food blogger. Guardate a Luca che con una macchina di 3.000 euro scatta le fotografie a un piatto di carne. Giusto, food blogger si nasce, ragazzi. Non si diventa. Un food blogger. Ma magari le ragazze lo vanno a mangiare. La,
la cosa più bella comunque è che cenare con degli amici, la cosa magari la serata in allegria e amicizia è la cosa più bella del mondo. Ci vediamo dopo. A dopo, a piatti vuoti. Ho mangiato alla challenge c'è a partecipa anche Luca. Sì, vediamo che combina qua ragazzi stasera. Cerco di fare qualcosa di sottoesposto. Il manager che controlla sempre dall'alto. Controlla le impostazioni. Ho portato i ragazzi a fotografare il ponte. Guardate che bello che è illuminato. Da una disgrazia speriamo che venga fuori qualcosa di buono. Come se così, come lavorano qua, oh. Ma che te ne può? Ma che te ne può? Paparo sempre, super impegnato, sempre sul pezzo. Grazie, ci sono con Luca Cavalletti anche in trasferta. Stiamo pulendo pure i bambini. No, tanto questa è stabilizzata. Sì, sì, la 8 questa. Guardate che bello. Vediamo come è venuto. Non male approccio, non sapevo, non credevo che c'era così tanta gente. Tanta gente, no, è venerdì. Il giorno secondo me la signora mostra un decidere che sarebbe aver illuminato per gente adesso. Io non credevo che erano, ma io penso adesso, cioè no, scusami, sapevo che era illuminato, no, però credevo che era solo per l'evento, non credevo, no, che era, non definiva più, no. E adesso con lo Sovi curati fino con 70-200, no, ma infatti, però dopo stasera poi una foto la faccio perché l'angoletto un po' è questo. C'è una cosa zoomata forte, se le scopre tutto per noi. Con 70 o con 70, cosa era bene? Con 70 200 contro l'ora, come c'ero io con quel ragazzo lì, quindi qua. Io ho fatto con 70 200. Tanto che ci devo venire con la R, adesso stasera qualcosa faccio, tanto per avere un ricordo più che altro con voi. Ma sì, ma fanno con le fuci per foto, ne potremmo fare noi col telefonino. Ma ci mancherebbe, scherzi davvero. È tutto ripreso, quindi. Ma scherzi davvero. Gallo ci fa subito querela. A Gallo che gli dici? Macchina di merda il Gallo. Che queste cose non le può fare. Che qua siamo a meno 8 e V. Non le può fare il Gallo. 50 stato. ISO, 50 ISO stiamo. Lo so Bruce. Non le puoi fare queste cose tu. Scherziamo, Francesco. C'hanno quella gran cosa che l'otturatore lì elettronico vanno a un 32esimo. Ma che cazzo ci scatta? Il massimo. Dai ragazzi, questo si sente male. Poi domani sta male. No, però c'hanno sta cosa che arrivano tipo un 32esimo. Che ci fa? Che proietti? Non ce la deve vedere. I palloncini che ci fanno. Che ancora di più. Ci patiscono i poverino. Dai, sei stronzo. Io nella classifica tra. Quanti fotografi, ciccio? Quando vedi che sì, sì, ora è registrazione. Vai ciccio. Alla console Luca Brin. Ed eccoci qui a fare fotografia al ponte Morandi, che nel frattempo l'hanno spento. Grande tristezza e rammarico per Francesco. Hanno spento il ponte sul più bello. Guardate, guardate la faccia. Ah no, ma io penso solo per gli sfigati, io lo so. Vabbè, meno male che io qua ci abito, posso. No, che cazzo la faccio? Penso se c'eravamo venuti apposta. Adesso mi manco a fare lo scatto da 2 minuti e mezzo. Ma che c'hanno il time? Sì, sicuramente è temporizzato. Vabbè, vieni qua. Forse è già in ripresa. Vieni qua, sì, non ti preoccupare, vieni qua. Venite di qua, tutte e due. Ed eccoci qua. Ci vediamo dal ponte. Andiamo a fare le fotografie al ponte stasera. Ciccio, trovo spento. Belle foto. Ciccio ha cominciato a scattare e hanno spento le luci. E con ciò gli auguriamo tanta buonanotte. E ci vediamo domani. Domani Portofino.